Riders, benvenuti dal vostro Mad Horse. Siamo in sella una nuova XL750 Transalp. Ci stiamo addentrando un po' nel traffico viterbese. Cercheremo di assaggiare un po' le caratteristiche dentro città. Dopo vorrei provare anche un po' di strada extraurbana o comunque a scorrimento veloce, per sentire anche com'è la protezione aerodinamica. E infine direi che possiamo andare a fare anche un po' di curvette e anche un fuoristrada molto molto leggero. Al momento sulle buche è uno spettacolo questa moto. La posizione di guida rispetto all'Africa è differente. Mi sento decisamente di più seduto e con le gambe piegate. Diciamo che questa moto condivide l'altezza con l'Honda Africa Twin. Infatti ha una sella da 85 cm, però è estremamente scavata. Poi dopo, quando ci fermiamo, vi faccio vedere un pochino meglio i dettagli della moto. È una posizione particolare. Anche con le gambe mi sento leggermente largo. Ma questa credo che sia più una cosa per chi è alto come me, comunque almeno dal 1,90 m in su, perché la sella segue una determinata linea e mi fa stare con la gamba un pochino in fuori, perché anche la linea poi del serbatoio non ha la rientranza che te lo fa abbracciare bene magari come con l'Africa Twin. È una caratteristica che non mi fa impazzire troppo, però nell'insieme finora questa si sta rivelando una moto agilissima. Il peso è una piuma, questi 208 kg con il pieno sono reali, sembra veramente di stare su una CB500X sotto steroidi, come nel caso della Hornet da CB500F a CB750. Ecco, adesso che stiamo dentro la città, proviamo a mettere su anche una marcia un pochino più alta della terza, vediamo, una quinta, dai. Una quinta, filo di gas alla grande. Anche quindi per fare una velocità di crociera leggera non c'è problema, anche a giri bassi questa moto trotta il giusto. Per il resto è una moto morbida, anche sul pavé è uno spettacolo. E mi piace particolarmente la frizione, perché anche sull'Africa, considerato che è un 1100, hanno fatto un capolavoro in termini di leggerezza diciamo nell'attivazione della frizione. Ma così hanno fatto proprio un capolavoro, sembra quasi automatica, è morbidissima. La prova cittadina per ora l'ha passata a pieni voti questa moto. Comunque ragazzi, solo conferme, con queste buche qui che ci sono, stare su moto come la Transalp è una manna dal cielo, ci potete passare dentro proprio di cattiveria e non succede niente. Io direi che adesso andiamo a alzare un pochino di polvere, la prova cittadina è andata più che bene. Ah, comunque la frenata è pronta, almeno così sulle basse velocità dà un bel responso il freno anteriore. Ho paura che alzando un po' di più la velocità su asfalto possa sedersi un po' troppo il mono dietro e fare un po' di pompaggi, però su queste moto uno li mette anche a conto queste cose, quindi... Però devo ammettere che quando scendi in piega, almeno su velocità un po' meno elevate, ti dà una bella sensazione di immediatezza. È ancora più rapida dell'Africa Twin, che già di per sé per avere la ruota da 21 è agilissima. Però questa sembra veramente di stare quasi su una naked. Dietro è morbida, dietro lo sento che si comprime proprio bene il mono. Ma con gravel alza il TC, quindi? Questa cosa è un po' una stupidaggine però, perché con la mappa gravel che mi alzi il TC, boh, vabbè, lo scolleghiamo proprio. L'ABS lo voglio tenere da fuori strada, perché sull'Africa ad esempio è tarato molto bene sulla ruota posteriore, quindi volendo non è troppo limitante. E adesso sentiamo un po' com'è questa. Però, mazza che tiro! Poi è leggera, quindi ti dà tanta confidenza. Questa, quando prendi il gas in mano, ti dà più confidenza nel fare le cose, perché a differenza dell'Africona ha molta meno coppia. Per quanto uno può addolcire l'erogazione sull'Africa, comunque il calcio in culo è forte. Quando, ecco, prendi la breccia, gli dai un po' più di gas, la moto pure sul dritto ruspa e si imbizzarrisce come un cavallo. Anche questa derapa, però non ha lo stesso livello assolutamente. Posizione delle leve per la guida in piedi, le sto trovando agevolmente. Sto guidando senza stivale tecnico, quindi mi cospargo il capo di cenere, però non sto avendo particolari difficoltà anche a scalare quando sto in piedi. Le leve le trovo abbastanza facilmente, quindi immagino che con uno stivalone sia ancora meglio la questione. Sentiamo l'ABS quanto ci rallenta veramente. Ma cerchiamo un punto un po' più breccioso. Ok, ti fa pure iniziare un minimo il traverso col posteriore. Allora, nella guida in piedi anche il serbatoio va alla grande. Il serbatoio per guidare in piedi è perfetto. Quello che farei, purtroppo su tutte queste moto che le danno comunque con un utilizzo un po' dualistico tra virgolette, quello che farei è ruotare un pochino in avanti il manubrio. Anche sull'Africa mia è un'operazione necessaria, perché per me che sono sempre alto 1,90 m, i riser l'altezza è pure buona, però il manubrio è troppo indietro, quindi quando uno guida in piedi e sta buttato in avanti un pochino tribola. Bello, pure dentro il canale ci si entra bene.
Bene la risposta sulle buche, davanti si schiaccia però, se arrivi in velocità su avvallamenti, secondo me, almeno col peso mio, che sono sopra i 100 kg, ricordiamolo, potrebbe dare noia, diciamo che un po' di giretti di precarico andranno dati sicuramente. Anzi, qua comunque pure se ha piovuto un po' ieri è rimasto compatto. Mi piace anche come riprende il gas in mano, io al momento l'ho lasciata con una terza, ragazzi, basta pizzicare un minimo la frizione. Olè, che bella scavata. Entriamo nel canale, non mi ricordo se qua era, no, dritto di per forza. Finora tutte ottime sensazioni. Sicuramente la Fricona è un prodotto ancora più raffinato, con una botta sotto ancora più cattiva. Non vi nascondo che probabilmente, se non avessi già comprato l'Africa, la Transalp potrebbe essere una valida alternativa. Anche sul ghiaino perfetta, mi si sta appannando il casco però. Apriamo un po', spero che l'audio sia buono. È bello però ruotare un po' di più la manovola e sentire che non ci sono problemi di trazione, che puoi stare tranquillo, che la moto non ti sbalzerà via. Ora diamo una bella pulita a queste gomme su questa piccola stradina, che ci porterà a una bella vista panoramica e a un luogo dove poterci fermare un attimo e ammirare le caratteristiche della nuova Transalp. Comunque, ragazzi, sono proprio contento di essere tornato a fare una recensione un po' meno patinata rispetto al solito, quindi senza organizzarmi con telecamera esterna e quant'altro, ma semplicemente prendendo la moto e facendo un po' di chilometri. Ci andiamo ad avvicinare alla Transalp sperando che il vento cali un pochino. Ok, il vento sembra averci dato una piccola tregua. L'impianto frenante anteriore, qui vediamo una pinza Nissin ad attacco assiale, che sì, è una soluzione in parte fuoristradistica, in parte tra virgolette economica, ed è un po' un peccato vederla su una moto di questo tipo. Nonostante poi comunque la pinza a doppio pistoncino che va ad agire su questo doppio disco da 310 mm, comunque finora non mi ha mai fatto sentire, diciamo, in difficoltà, anzi. Mentre continuiamo a sfidare gli elementi, andiamo a vedere il freno posteriore. Comunque tira un bel vento, io spero che l'audio sia nitido. Qua è il disco, diciamo, con pinza a singolo pistoncino, il disco è da 256 mm, una buona modulabilità, mi piace, e mi piace anche come è settato l'ABS, perché comunque fa anche iniziare un pelino la scodata, poi ovviamente sblocca. Qui adesso è coperto dallo scarico, ma da quest'altro lato qui possiamo intravedere il forcellone posteriore. Questo qui è un disegno che mi ricorda tantissimo quello dell'Africa Twin, penso che sia pressoché identico. Il mono dietro è marchiato Showa, parliamo di 190 mm di escursione. L'ho sentito in qualche frangente un po' troppo morbido, quindi sull'avvallamento preso un po' più allegrotto si schiaccia, però da una parte devo dare comunque modo di renderla confortevole, però magari col peso mio over 100 kg qualche clic sul precarico sarà necessario sicuramente. Davanti non è regolabile la forcella, sempre marchiata Showa da 43 mm e da 200 mm di escursione, però davanti mi è piaciuta invece. Buona almeno sulle curve, sempre velocità comunque da codice, e buona l'escursione anche quando si va a schiacciare un pochino di più, quindi bene così. Fatico un po' andare a dare la spinta col serbatoio usando le ginocchia, però io oramai sono abituato alla Fricona, quindi ha un altro tipo di serbatoio, ha un altro tipo di impostazione, ha un altro tipo di peso. Però per il resto io questa Transalp mi sento di promuoverla voti non pieni, pienissimi. L'unico neo secondo me è il prezzo, perché comunque rispetto alla Hornet non introduce troppe cose in più, e secondo me quasi 3.000 euro di differenza sono un po' troppi. È vero pure però che il mercato si orienta su questi prezzi qui, consideriamo che la Transalp sul segmento è l'opzione più economica in assoluto, quindi il prezzo onesto, boh, forse sì. Ma non vorrei infilarmi in qualche pozza strana e rimanere impantanato da solo, non mi vorrei nemmeno sporcarti la verità oggi, perché comunque non ho l'abbigliamento tecnico per riempirmi di fanga, quindi. Qua il peso in meno si sente quando passi pure di sguincio sulla fanga. No, per gli amanti del fuoristrada, senza troppe pretese strane, questa moto è perfetta. Questa comunque rispetto all'Africa la leggerezza si sente di più, ma tanto di più, 21 kg di differenza non sono pochi. Poi sotto altri aspetti mi terrò stretta la Fricona. Comunque è una moto tecnicamente ancora più completa.
anche al trotto il motore non va affatto male. Adesso c'ho un po' un camion davanti che forse mi sta falsando un po' la percezione dell'aria, però mi sento abbastanza riparato, giusto un po' sulle spalle, però nonostante il 1,90 m il cupolino trasferisce un po' d'aria giusto nella parte alta del casco, ma va bene. Le gambe rispetto all'Africa sono più esposte perché il serbatoio appunto si lascia avvolgere di meno, cioè le gambe che vanno più verso fuori, e davanti non c'è tanta protezione, nonostante poi i convogliatori qui. Peccato che non ci sia il cruise control su una viaggiatrice. Io come finitura extra ce l'avrei messa, magari anche solo come optional, però cavolo, è veramente un gran peccato non potersi mettere a velocità di crociera al trotto. No, comunque davanti frena bene, ragazzi. Sto usando un dito solo, non ho scalato appositamente, ho voluto provare. Ci siamo. Anche su velocità un po' più allegre c'è tutta la sicurezza del mondo per frenare. La potenza è erogata sulla stessa falsa riga della Hornet. Qui viene avvertita forse in maniera leggermente più edulcorata, ma credo che sia più per un discorso di lunghezza moto, perché la Hornet è cortissima, quindi si alza di gas di cattiveria. Questa finora non ho dato delle grandi aperte di prima e seconda per cercare di alzarla di gas, però comunque il motore sotto c'è e si sente. Ecco, in quarto ho dato un filo di gas in più, come potete vedere lo scatto c'è tutto. Ricordiamo, 92 cavalli espressi a 9500 giri e una coppia massima di 75 newton metro, e devo dire che è tarata bene anche in fuoristrada, da modo di raggiungere velocità elevate scodando un pochino meno. Quindi magari la parte tra virgolette divertimento rispetto all'Africa, se come me sei abbastanza scarso e quindi non ruoti la manopola fino a fondo scala sempre in tutte le condizioni, allora viene un po' meno. Con l'Africa basta appena prendere il gas in mano un secondo e ti ritrovi di traverso. Con questa no, secondo me chi è alto 1,80 ma forse pure fino all'1,85 con questa moto troverà praticamente la perfezione su cui poggiare le regali terga. Quindi a quel punto sono convinto che la gamba si inserirà perfettamente nel serbatoio invece di essere un pochino più in fuori e sentire questo fastidio qui. Poi dopo ve lo faccio vedere nel dettaglio. Comunque è imbarazzante la gita di questa moto, sembra quasi di avere un 17 davanti. È ancora più svelta dell'Africa Twin nei cambi di direzione. Dunque, una delle prime cose su cui mettere un filo di attenzione è il supporto per il baule con i maniglioni integrati per il passeggero, veramente ben rifinito. Ci tengo a precisare che questa moto viene prodotta in Giappone. Anche sull'ottica del discorso prezzo, sì, è vero che forse potevano fare qualcosa di meglio perché anche la Hornet è prodotta in Giappone, però è sicuramente da considerare. A differenza dell'Africona, qui abbiamo una bella sella unica. Tra l'altro non c'è nemmeno da combatterci troppo. Lo spazio sotto sella non è dei migliori. Adesso con una mano sto tenendo la GoPro, vediamo se riesco a fare tutto con una mano, dubito fortemente. Questa la teniamo girata così e questa così, ce l'ho fatta signori miei. Ecco qua. Questo è lo spazio sotto sella, praticamente, vabbè, inesistente. Qui c'è un piccolo vano per i documenti, attrezzi d'emergenza, ci sono i fusibili e lì c'è la batteria. Qui davanti invece, se ci spostiamo, abbiamo la presa 12 volt, anzi in realtà la predisposizione per la presa 12 volt, perché sempre sotto la sella è presente una bella presa USB. Qui abbiamo la stessa strumentazione presente sulla Hornet, quindi un bel TFT a colori da 5 pollici. Come vi ho fatto vedere prima, con la modalità di guida possiamo cambiarci i parametri e metterli, diciamo, a nostro piacimento. Il TFT ha anche la connettività, ovviamente, col tastino mod ci cambiamo la mappa. Allora, che dire, questa moto fa tutto bene, eppure secondo me a qualche transalpista doc potrebbe far storcere il naso, perché questa è una moto che ha un'indole, diciamo, meno passeggiatrice rispetto alla Transalp stessa, alla Transalp originale almeno. È un'evoluzione, per carità, ed è un'evoluzione che secondo me risponde a un mercato che comunque diventa sempre più competitivo su questo settore. Basti pensare che anche un marchio come Aprilia con la Touareg 660 ci si è ributtata dentro pienamente. Yamaha con la 700 ha fatto tra virgolette da aprifila per queste moto qui di media cilindrata. L'allungo è molto di tipo stradale, quindi hanno voluto fare questa moto proprio nel mezzo tra una filosofia, per citare KTM, ready to race, e una, diciamo, da giramondo, come era la filosofia della vecchia Transalp. Come andranno le vendite di questa moto solo il tempo potrà dircelo. Dopo averla provato posso dirvi solo questo, perché è una signora moto, sicuramente può incontrare le necessità di tante persone, però per esempio chi cerca la moto
moto più da prestazione, non mi interessa il discorso affidabilità Honda, consumi, bla bla bla, allora magari potrebbe deviare di più, ecco, su una Touareg 660 che non ho avuto ancora il piacere di provare, ma che sicuramente avrà un'impostazione, se oramai conosco bene il marchio Aprilia posso solo immaginarmi quanto sarà affilata e divertente sia sulle curve ma anche nei fuoristrada, insomma. Oppure per chi vuole comunque risparmiare c'è la 790 della KTM a 300 euro in più di questa, che comunque offre delle finiture da europea in più sotto certi aspetti, anche se ci tengo a precisare che a questa Transalp non manca nulla. Staremo a vedere se venderà o meno. Io penso che venderà, perché comunque il prezzo c'è, è il più competitivo di tutti, però sicuramente l'estetica impersonale, il nome evocativo, tutto quello che già ci siamo detti con la Hornet, forse qui potrebbe fare anche più danni rispetto alla Hornet, venendo anche da questa categoria, perché alla fine queste sono le moto che guido di più ultimamente. Se non ci fosse stata solamente l'Africa Twin quando l'acquistai, perché mi ero stufato di aspettare proprio questa Transalp che oramai erano anni che veniva annunciata ma che non veniva presentata, probabilmente avrei preso questa, e in ottica fuoristrada avrei sicuramente avuto una moto ancora più adatta per le mie esigenze e soprattutto per le mie capacità. Ma è vero anche che, proprio avendo il raffronto fresco dell'Africa Twin, il comfort di guida, la posizione è tutta studiata nei minimi dettagli, almeno per me che sono alto 1,90. Io sull'Africa Twin sembra proprio che me l'abbiano assemblata proprio prendendomi le misure, quindi io su quella moto mi trovo benissimo. Questa è una moto che si lascia guidare benissimo, è molto comunicativa anche nelle sensazioni, senti se davanti muove, basta una minima pressione, ma proprio minima, per farla scendere giù in piega, è facile. Ma nonostante ciò, ripeto, per me che sono 1,90 non è l'altezza ottimale, ma secondo me dall'1,80 all'1,85 questa moto è perfetta ed è calzabile, cosa ancora più importante, perché in genere tutte queste moto qui hanno come contro che sono difficili appunto da adattare a tutte le altezze, tant'è che sulla 1100 nuova dell'Africa Twin hanno dovuto fare un importante lavoro di telaio e di sella per renderla ancora più sfinata nella parte, diciamo, della seduta del cavallo, per poterla rendere più accessibile, perché la 1000, soprattutto l'Adventure, era veramente per pochissime persone, dovevate essere degli energumeni per averla, oppure attitudine a muovervi in giro come foste Carla Fracci sulle punte saltellando da una parte all'altra, però insomma, quindi l'hanno resa calzabile per tutti. Lo scotto da pagare per averla resa calzabile per tutti in questo caso qui è che chi è come me 1,90 dovrebbe provarla prima. E a tal proposito io vi lascerò qui in sovraimpressione il numero di telefono e la mail per prenotare eventuali test ride da Ferrari Moto, concessionaria Honda per Viterbo e provincia, quindi se volete provarla, questa qui è di Honda Italia proprio, immagino che entro la prima metà di aprile la moto sarà in concessionaria, quindi monitorate stretti per chi è dei dintorni o per chi vuole andare a provare la Transalp in un contesto del genere, con dei paesaggi bellissimi, curve asfaltate, eventualmente fuori strada anche facili, quindi senza che vi andate a stressare o a rischiare di fare danni. Ovviamente io mi sento di dare un consiglio, l'ho già dato in altri video ma lo ripeterò anche in questo, video, articoli, tutto quanto su una moto sono ottimi spunti di riflessione ed è bene leggerli e vederli, ma ovviamente ognuno ha il proprio background, la propria esperienza, le proprie necessità, perciò le moto vanno provate. Uno poi in base a quello che viene detto può prendere spunto, ma questo è un altro discorso, e lo consiglio sia ai transalpisti di lungo corso che magari si sono separati dalla loro cara. Secondo me quelli più difficili da smuovere saranno quelli della 650, perché la 650 per Honda fu un capolavoro vero ed è proprio la moto giramondo per eccellenza, dual spark, quindi tutta una serie di finiture che chi ce l'ha ed è riuscito a preservarla in buone condizioni se la tiene magari stretta. Anche il discorso che dicevo in tema di Africa Twin, ragazzi, io ho le mie necessità, ho la mia esperienza e dopo aver preso l'Africa Twin mi trovo benissimo con quella moto e non ho intenzione di cambiarla per questa qui, ma in generale al momento non è che ho troppa intenzione di cambiarla, non ha nemmeno un anno. Quindi chi ha acquistato l'Africa Twin però magari ha valutato male qualcosa, magari vuole una moto ancora più leggera da usare ancora di più in città, che non vuole stare con l'ansia del baricentro alto, perché questa come baricentro è molto più basso rispetto all'Africa Twin, beh allora perché no? Secondo me Honda con questa moto ha fatto un buon lavoro, poteva farlo meglio? Forse sì, poteva farlo peggio? Sì, poteva fare di molto peggio, ma oddio, poi è difficile che Honda si sbagli di brutto, però quando c'era un'attesa così epocale anche le aspettative salgono, e questa moto, ripeto, sotto tutti gli aspetti non ha
particolari punti deboli. Forse il suo punto debole è essere troppo nel mezzo. Però ecco, mi sarebbe piaciuto vedere un po' più di estro, anche perché Mamma Honda, se vuole l'estro, lo sa usare. Però è vero pure che adesso il mercato si è un po' appiattito in generale. Comunque, detto questo, sulle previsioni di mercato, sì, uno può fantasticare un minimo, può pensare, ma alla fine bisogna aspettare la chiusura dell'anno per capire chi ci abbia preso o meno. Sicuramente questa Honda Transalp ha le carte in regola per fare molto 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 bene. Fatemi sapere qui sotto in un commento cosa ne pensate di questa nuova XL 750 Transalp. Pensate che possa primeggiare nelle vendite in questo segmento? Comunque ripeto, nei commenti fatemi sapere bene che cosa ne pensate, sia della moto in sé, delle sue rivali, quindi Touareg, KTM 790, cosa ne pensate anche di quelle moto lì. Poi ovviamente anche qualche impressione se l'avete già provata. Comunque ripeto, qui sotto nei commenti, ragazzi, scatenatevi. Inoltre, qualora non vi foste iscritti, vi invito a farlo, e per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti vi basta solo attivare la campanellina e a quel punto avrete ogni singolo caricamento del vostro MetaHorse, sperando che YouTube sia sempre efficiente. Sappiate che comunque questa tipologia di moto e il fuoristrada in generale saranno sempre più presenti sul canale, ma le moto comunque vengono trattate a 360 gradi sotto tanti aspetti. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare anche un pollice in su per supportare questo progetto e condividetelo con i vostri amici, così magari vedono un test ride un po' differente di questa Transalp 750, non sempre fatto dalle solite testate. Io sono rientrato alla base, ci vediamo in un prossimo video. In questo caso ve lo faccio dallo specchio, un lampeggio dal vostro MetaHorse.